Azione. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Donatella Lopriano, insegno diritto pubblico e diritto dei migranti all'Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, sono una costituzionalista resistente e femminista. Giovanna? Buonasera, tocca Cristina? a me. Buonasera a tutte. Oh, Sara! Sono Sara Pasquino, sono un'avvocata del Foro di Perugia, sono calabrese e in Calabria, insieme ad altre donne abbiamo fondato l'associazione Nate a Sud e da tanto tempo siamo nei centri antiviolenza, viviamo i luoghi delle donne e facciamo politica femminista. Buonasera a tutti e a tutti, sono Giovanna Vingelli, sono una sociologa dell'Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dove insegno genere e sviluppo. Allora, parto io facendo una domanda alla mia amica, nonché direttora del centro Milivilla, un centro interdisciplinare sfavillante e fantastico. Giovanna, perché è così facile parlare di violenza e dire siamo tutti contro la violenza, e invece è così difficile interrogarsi sulle ragioni della violenza e su che cosa scateni la violenza? Perché è così difficile mettere in discussione il paradigma della superiorità maschile rispetto al femminile? Solitamente è molto difficile per i gruppi dominanti, per i gruppi che hanno potere, per i gruppi che detengono privilegio mettersi in discussione. E quando parliamo di violenza parliamo ovviamente di un fenomeno, di una dinamica assolutamente trasversale, ma soprattutto di tipo strutturale, che ha a che fare questa simmetria di potere tra maschile e femminile, ha a che fare con come si è costruita anche la storia delle relazioni. Tra uomini e donne, le relazioni che attraversano il genere umano. Quindi è un fenomeno assolutamente strutturale che ha a che fare con l'esigenza di dominio, di controllo, in particolare dominio e controllo sul corpo delle donne, che per qualche millennio è stato completamente appannaggio del genere maschile, che non si è mai interrogato sulla legittimità di questo dominio e di questo controllo. È soltanto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, che grazie soprattutto al movimento femminista, le donne hanno iniziato a riflettere sulla loro soggettività, hanno raggiunto, grazie ai movimenti femministi, quella che noi definiamo appunto liberazione, autodeterminazione, si sono molto interrogate su quella che è la loro vita, meno probabilmente hanno fatto gli uomini, che appunto come gruppo che detiene questo, è detenuto per secoli, questo privilegio non ha sentito fino a questo momento, tranne pochissime eccezioni, l'esigenza di mettersi in discussione. E poi, quando parliamo di violenza, parliamo di ragioni della violenza, siamo assolutamente convinta che non sono tutti gli uomini violenti, anzi, fortunatamente una minima parte sono gli uomini violenti. Però ci vorrebbe, e quello che continua a mancare, nonostante appunto ci siano delle eccezioni, nonostante qualcosa stia cambiando appunto negli ultimi anni. È difficile ancora vedere una presa di parola, l'avvio di una riflessione su quelle che sono i comportamenti maschili, le aspettative maschili, che non sono soltanto comportamenti e aspettative nei confronti delle donne, ma anche, ad esempio, di tutte quelle soggettività che non si ritrovano nella composizione binaria delle relazioni di genere, perché sono soprattutto le donne che subiscono violenza. Ma subiscono violenza anche i giovani ragazzi omosessuali o all'interno di relazioni, appunto, o all'interno di gruppi di socializzazione nelle scuole, subiscono bullismo omofobico, ad esempio i giovani ragazzi che non corrispondono a quelle che sono le aspettative di maschilità, virilità che appunto ci sono state insegnate nel corso. Invece io volevo chiedere a Sara, rispetto al contrasto nelle forme di violenza, tutte noi sappiamo che l'esperienza ci dice che i centri antiviolenza sono un luogo assolutamente importante e necessario per appunto, proteggere le donne, accompagnare le donne in un percorso di uscita dalla spirale della violenza. La Convenzione di Istanbul, tra l'altro, quando ci ricorda che oltre alla punizione, alla prevenzione, alla protezione delle vittime, sono necessarie anche politiche integrate, fa proprio riferimento alla necessità di avere dei centri antiviolenza che possano
possano essere al centro di questa rete per contrastare e accompagnare le donne appunto all'uscita dalla violenza. In Calabria la situazione è abbastanza drammatica, in realtà anche in Italia la situazione è molto critica rispetto al sottofinanziamento dei centri. Volevo chiederti la tua esperienza e quali sono le prospettive. Allora, i centri antiviolenza, a mio avviso, sono indispensabili nel percorso di uscita da una situazione, da una relazione violenta, da una situazione violenta che subisce una donna. Sono indispensabili perché insieme ad altri percorsi intrapresi, il percorso con il centro permette alle donne di rileggere in chiave sociale quello che accade loro e di capire che non è una questione che riguarda in particolare se stesse, i propri comportamenti, ma che quei comportamenti sono assolutamente normali, condivisi, le storie delle donne sono simili e il maltrattante a dover giustificare i propri comportamenti, mentre le donne spesso si ritrovano nella condizione di non sentirsi neanche libere di scegliere un percorso di uscita dalla violenza. Quindi la vicinanza con i centri permette loro di raccontarsi, di condividere quelle storie, di capire la natura della violenza, che è quella che dicevi tu e che è quella che si studia nei centri antiviolenza, perché i centri antiviolenza non devono essere immaginati come dei luoghi dove le donne si rinchiudono si allontanano da tutto e tutti. No, i centri antiviolenza sono dei luoghi dove le donne riescono a rinascere, a riprendere in mano la loro vita, a decidere autonomamente quello che vogliono fare per il loro futuro e per quello dei loro figli o figlie. E questa è la forza del centro. Il centro affianca la donna nelle sue scelte e nel riacquistare la forza e l'autodeterminazione che la violenza inevitabilmente ha messo in discussione. Le donne escono dalla violenza da sole, i centri antiviolenza sono al loro fianco, ma tutte le donne che riescono a fare dei percorsi, e che non sono solo i percorsi al centro antiviolenza, sono dei percorsi faticosissimi legali, veramente faticosissimi, che vittimizzano la donna in maniera vergognosa e che spesso fanno anche tornare indietro le donne che hanno fatto dei bei percorsi di consapevolezza e di rivisitazione del vissuto, perché ecco, è difficile. In questa giornata, il 25 novembre, spesso assistiamo a proclami donne denunciate, donne fate. Attenzione ad indicare sempre alle donne cosa devono fare. Le donne sanno quello che devono fare. Devono essere informate su quelli che sono i servizi antiviolenza, chiamiamoli servizi anche se mi sento male a chiamarli, però della rete antiviolenza che esiste nel proprio territorio. E in Calabria siamo messe male. Male, ci sono centri storici, ovviamente c'è il centro Roberta Landino che fa tanta fatica, perché i centri antiviolenza non sono finanziati in maniera continua, rispondono ai progetti, rispondono a dei finanziamenti che non sono strutturali e comunque una progettazione anche a 3 anni non permette esistenza dei centri antiviolenza che dovrebbero anche essere residenziali, perché una grave carenza che ha la Calabria è la residenzialità. Per le donne poter entrare in un centro antiviolenza piuttosto che in una struttura altra, comunque permette alle donne di fare dei percorsi da esterne con il centro antiviolenza, ma che comunque ha una impostazione, una metodologia dell'accoglienza completamente diversa da quella che deve essere nei casi di violenza di genere. E in Calabria questo problema esiste perché le strutture non sono dei centri antiviolenza residenziali o comunque ce ne sono pochi. E quindi ecco, il mio appello è a potenziare i finanziamenti ai centri antiviolenza e permetterne così permettere loro la possibilità di avere delle strutture residenziali per aiutare anche le donne che chiedono di uscire di casa, perché in questo momento di pandemia
sono state le donne, tante, e non in un primo momento. In un primo momento c'è stato il silenzio. Abbiamo vissuto uno stop che ha messo una paura enorme, perché capivamo che le donne non riuscivano a chiedere aiuto, non riuscivano perché erano imprigionate tra le mura domestiche. E successivamente le richieste di aiuto sono aumentate tantissimo, e in questo momento di pandemia la richiesta di aiuto è poter uscire di casa, e poter avere la possibilità di allontanarsi dal maltrattante. I centri antiviolenza ce la possono fare, ma le istituzioni devono collaborare, altrimenti non si può creare una vera rete di contrasto alla violenza. Grazie, sono stata lunga. Io volevo invece chiedere a Donatella. Allora, Donatella, abbiamo assistito e assistiamo di continuo a esternazione da parte di uomini, anche uomini che rivestono dei ruoli importanti come docenti universitari, riproporre il tema: voi donne però siete diverse, voi donne avete, avete un'emotività tale che non riuscite o non potete ricoprire determinati ruoli. Queste sono parole che abbiamo sentito tanto tempo fa e che speravamo di non sentire più, però ultimamente i docenti universitari si sperimentano in queste retoriche. Donatella, ci vuoi dire tu, ci vuoi parlare tu delle donne, delle madri costituenti, delle tante donne che hanno fatto la storia in questo paese e nel mondo? Grazie, grazie Sara, e vi ho ascoltate con attenzione sia te che Giovanna. E giustamente hai richiamato una vicenda di qualche settimana fa in cui un cultore della materia all'Università di Bari, la facoltà di medicina mi pare, si è profuso in elucubrazioni assolutamente anacronistiche quanto alla capacità delle donne di poter svolgere una professione molto tecnica che è quella di magistrata. E dici bene, effettivamente già in assemblea costituente avevamo sentito delle voci levarsi contro la possibilità che le donne potessero accedere alla magistratura. Si disse, qualcuno disse in assemblea costituente, che le donne in alcuni momenti della loro vita non hanno una piena capacità di lavoro e non possono arrivare a quei tecnicismi giuridici che solo un uomo per natura può avere. Altrettanto forti però si levarono le voci delle nostre madri costituenti, e hai detto benissimo madri costituenti, perché anche questa è una locuzione tutto sommato recente. Siamo state sempre abituate a sentir parlare dei padri costituenti e poco delle madri costituenti. Erano 21 rispetto a 556 componenti, erano una minoranza, erano poche, eppure le voci, le vite, le biografie di quelle 21 donne, delle nostre madri costituenti, hanno impresso nella nostra Costituzione dei principi, delle parole, delle locuzioni che oggi ci appaiono ancora più importanti rispetto forse al momento in cui furono approvate. Provo a farvi un esempio. Intanto le nostre madri costituenti erano di provenienza diversa. Erano 21, 9 della Democrazia Cristiana, 9 del Partito Comunista, 2 del Partito Socialista e una soltanto dell'Uomo Qualunque. E c'erano delle donne straordinarie, immagino solo, ricordo solo per esempio Nilde Iotti o Teresa Noce o Maria Federici, che entrarono peraltro anche a far parte della commissione dei 75 che poi scrisse l'architrave e l'architettura della Costituzione. Fu per esempio Angela Merlin a volere che nell'articolo 3 comparisse immediatamente, dopo tutti i cittadini sono uguali e hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso, e fu la più giovane delle costituenti, la Mattei, a volere che nell'articolo 3 secondo comma fosse inserita la locuzione di fatto riferita alle diseguaglianze. Con riferimento proprio a quella discussione sulla magistratura, lì le donne, nonostante le loro diverse provenienze politiche, con riferimento a questo, come a tutte le questioni femminili, queste donne, nonostante fossero diverse politicamente,
si unirono in una sorta di alleanza assolutamente trasversale, fecero fronte comune, resistettero ai tentativi che venivano da quelle parti retrograde dell'Assemblea Costituente di svuotare di contenuto il principio dell'eguaglianza e della parità di accesso al pubblico impiego. Pensa che c'era qualcuno che voleva inserire, per esempio, nell'articolo 51 la parola attitudine. Se si fosse inserita la parola attitudine, ovviamente avrebbe svuotato di senso e di contenuto il principio dell'eguaglianza. E di quell'esperienza delle donne in Assemblea Costituente è straordinaria probabilmente per questo, perché sulle questioni immediatamente legate alle donne, il principio di eguaglianza declinato in tutte le possibili i possibili orizzonti, ci fu una unanimità, un consenso, un'unica visione di queste donne, che invece poi si divisero per quanto riguarda gli altri argomenti, sulla proprietà privata, sulla riforma agraria, sulle regioni, sulla scuola. Lì conservarono le loro ideologie e si mossero in linea con i partiti politici di provenienza. Invece, per quanto riguardò le questioni delle donne, furono unite perché sapevano di essere lì in rappresentanza di quelle donne che finalmente, per la prima volta, il 2 giugno del 1946, divennero elettrici e anche elette. Fu un momento assolutamente straordinario. Certo, oggi potremmo dire ci sono alcuni articoli della Costituzione, l'essenziale funzione familiare della donna, che un po' ci fa riflettere, però era il massimo che quelle donne riuscirono ad ottenere, lo fecero con grande lungimiranza, con grande intelligenza. E rileggere le loro biografie, rivedere quei volti, fa sì che noi costituzionaliste si abbia oggi una marcia in più, perché siamo convinte che anche quello che viene chiamato il giusto femminismo, comunque la prospettiva di genere nel diritto, che è stata disciplina storicamente maschile, pensiamo soltanto ai criteri della superiorità, delle norme, eccetera, però la presenza di giuriste e di costituzionaliste sta cambiando moltissimo nel diritto. Ci sono approcci diversi anche sulla multiculturalità, sulle questioni di genere, sul principio di eguaglianza, che stanno arricchendo moltissimo il panorama. Per cui anche nel diritto, anche le costituzionaliste si sono svegliate, certo non da ora, però c'è un'attenzione forte riguardo a queste tematiche, e sicuramente le boutade di un cultore della materia ancorato con qualche problema evidentemente legato al suo rapportarsi prima con se stesso e poi con l'universo femminile, è stato immediatamente, come dire, inondato di insulti molto raffinati, ma soprattutto il rettore l'ha immediatamente sospeso dalla carica di cultore della materia. Quindi non siamo troppo avanti come vorremmo essere, ma abbiamo fatto dei passi in avanti. Grazie mille. Io saluto Sara e saluto Giovanna e saluto la Forgia delle Idee, che ha voluto ovviamente che fossimo qui stasera a improvvisare assolutamente questo nostro intervento. Giovanna, passo a te la parola. Sì, magari lo concludo ricordando a chi avrà la pazienza di ascoltarci il numero 1522, che è il numero nazionale anti-molestia e anti-stalking, al quale ogni donna si può rivolgere semplicemente per avere informazioni, per avere un primo contatto con un centro antiviolenza del territorio, per scambiare alcune idee, nel totale anonimato e nella garanzia di non essere mai giudicate. Una buona serata. Una buona Grazie serata a tutti. Ciao. Spegnete la registrazione soltanto, che vi saluto. Sta registrando?